Tu lo sai che stamattina tuo padre è andato da mio padre? Sì, lo so. Da quando lo sai? L'ho saputo dopo. Ma come tuo padre prende una decisione così importante senza consultarti? Dimmi la verità, Barbara. Tu approvi quello che ha fatto? Rispondimi, lo approvi? Sì. Avevamo giurato di volerci bene lo stesso, anzi di più. Quante volte mi hai detto che Dio benediceva la nostra casa? Ma ora ho saputo che la Chiesa non ci benedice più. Ma perché? A chi facciamo del male? A nessuno facciamo male. Ma il nostro matrimonio non esiste davanti a Dio. Da quando sai che il nostro matrimonio non esiste davanti a Dio? Da quando me l'ha spiegato il signor Arcivescovo. Avete parlato di questo anche con l'Arcivescovo? Sì, solo 7 giorni fa. Ma com'è accaduto? Perché hai detto tutto a tuo padre? È stata Francesca. Quando l'abbiamo cacciata via di casa l'estate scorsa. E io ho dovuto confermare. Ma perché quest'uomo rispettabile si è preoccupato dei nostri rapporti solo 7 giorni fa? Se erano dei mesi che sapeva. Evidentemente avrà dei progetti sul tuo conto. Non lo so. Barbara, dove è andato il bene che mi volevi? Rispondimi, dove è andato il bene che mi volevi? Io te ne voglio sempre, ma non più da moglie e marito. Perché non più? Perché non siamo moglie e marito. E da quando non lo siamo? Non lo siamo mai stati. Io non lo sapevo. Amore. Ma ora lo so. Ma non ti sei accorto che da quando mi hanno spiegato io non posso stare accanto a te senza diventare rossa come il fuoco? No, Barbara, no. Bisogna che noi confessiamo il nostro errore alla Chiesa e che essa lo ripari. Che lo ripari come? Annullando quell'atto di matrimonio che noi... No! Le abbiamo carpito con l'inganno. No. Sì, con l'inganno. Hai fatto male a sentire, mamma. Non dovevi sentire. Barbara! Non dovevi, non dovevi!